Domenica 2 dicembre 2018, presso il seminario vescovile Pio XII di Faenza, si è svolta la terza assemblea del Sinodo Diocesano dei Giovani chiamati alla gioia. Come da programma, in questa assemblea è proseguito il lavoro di stesura di proposte concrete per il rinnovamento pastorale giovanile della diocesi, proposte che verranno successivamente discusse da tutte e quattro le componenti nelle quali sono stati suddivisi i 120 sinodali. La necessità di indire un sinodo diocesano dei giovani nasce dall'invito che Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2016 di Cracovia, rivolse a tutti i giovani, chiedendo loro di mettersi generosamente a servizio della Chiesa e auspicando che i vescovi di tutto il mondo potessero accogliere e ascoltare le loro voci. Ecco che i giovani insieme ai vescovi devono dunque farsi collaboratori della loro gioia e di un rinnovamento pastorale della diocesi di appartenenza. I vescovi sono stati dunque invitati a coinvolgere i ragazzi, perché soltanto ascoltando le loro attese, i loro desideri e i loro bisogni potrà costruirsi un futuro per la nostra Chiesa. Importante, secondo Papa Francesco, anche la necessità di ascoltare i giovani per capire le nuove modalità per comunicare il messaggio del Vangelo, che è un messaggio di speranza e un messaggio di amore. La domanda è stata: come può la Chiesa, che è un'istituzione molto antica, ritenuta anche per grande parte vecchia e obsoleta, parlare ai giovani di oggi? Quali potevano essere i modi migliori per realizzare questa nuova necessità di evangelizzazione? Il Sinodo vuole dunque chiedere ai ragazzi di parlare il loro linguaggio per dire alla Chiesa come deve comunicare il suo messaggio, il messaggio del Vangelo, ai loro coetanei. Queste e altre le domande che hanno accompagnato i 120 giovani sinodali della nostra diocesi nel corso di questa terza assemblea. Il prossimo appuntamento sarà domenica 13 gennaio 2019, quando verranno presentate in sede di assemblea plenaria le proposte e le argomentazioni sinora trattate dai vari gruppi.